Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje estamos na cidade de Bracciano. Bracciano é uma pequena cidade perto de Roma, muito linda. Olha aí a parte histórica, o castelo de Bracciano. Bom, a gente vem aqui, mesmo que o dia não é lindo, hoje faz frio, na sorveteria do nosso amigo Gianluca. Gianluca è un ex alunno da nostra scuola qui in Roma, da professione gelatieri, e aprì l'anno passato questa sorvetteria che si chiama Picchio. Ora non da Pravé, ma si chiama Gelateria da Picchio. Vamos ver o nosso Gianluca. Oggi sta fechato, stava là in produzione, ma ele desceu pra gente. Manda un abbraccio a io, sono nostro amico Gianluca. Ciao, ciao a tutti. E nada, questa è la sorvetteria dele, molto piccola, ma molto bonita, molto tutta di madera. Ele fa sorvetti naturali, artigianali, come a gente insegna na nostra scuola, con prodotti insumi industriali, tutto a partire di zero. Agora vamos fazer algumas perguntas para o nosso amigo Gianluca, que vai falar para a gente um pouco de coisa sobre as sorveterias aqui na Itália. Vou falar em italiano, obviamente, porque ele não fala português, depois vou traduzir para vocês. Que ci dici? Quais são as tendências, segundo te, dei novos gustos para o 2020 da gelateria? Ma tendenze del 2020, io un po' mi riallaccio al 2019, noi abbiamo aperto da poco e dunque ho notato che sempre molti più clienti chiedono gelati senza latte, gelati di questo genere perché aumentano, sembrerebbe, intolleranze o comunque gente che fa la scelta vegana, gente che insomma. Sicuramente da una parte di questo e da una parte anche gelati forse con una riduzione di zuccheri, anche questa è una tendenza che credo riguarderà quest'anno e i prossimi anni. Come nuovo imprenditore, come che consigli ti senti di dare per chi comincia da zero? Già dare dei consigli, no, grazie, mi fate questa domanda. Allora, io per chi comincia da zero darei questo consiglio, innanzitutto perché la competizione non è facile, c'è cioè molta competizione, non è un mondo facile, però secondo me le armi vincenti sono grandissima preparazione, fare un progetto, un vero progetto in cui puoi studiare il territorio, studiare dove si apre l'impresa, studiare i propri competitor, fare grandissima attenzione alla comunicazione, comunque in generale arrivarci molto preparati e non improvvisare il meno possibile, e questo secondo me tende a non a far scomparire i rischi, ma sicuramente a ridurli. Perfetto. Bon, diciamo che nostra intervista acaba qui, mandiamo un saluto da parte del nostro amico Gianluca. Un saluto, un caro saluto, vi saluto caramente, ciao. Beleza. E nada, nos vemos nos cursos, siga-nos nas redes sociais, espero todos vocês na nossa página www.progettogelatoitaliano.com.br e nos cursos de gelato italiano, aquele de verdade, tá? Tchau, gente, um abraço.